Benvenuti a Livorno, primo porto della Toscana. Nel Settecento era tra le mete più ambite di tutta Italia, tant'è vero che nel 1739 Charles de Bros la definì come una cittadina tascabile, graziosa, quindi da vedere in poco tempo e da portare sempre con sé tra i propri ricordi. Effettivamente Livorno dal Settecento ad oggi è cambiata molto, distrutta quasi totalmente durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ha però conservato pressoché intatto il suo quartiere più pittoresco e suggestivo, Venezia Nuova, con i canali che ricordano appunto la mitica Venezia. Questo quartiere è stato realizzato nel 600 proprio ad opera di maestranze veneziane, quindi è logico che la somiglianza e anche coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa, che è una delle zone più belle della città, ha portato ovviamente al toponimo di Venezia Nuova. Sullo sfondo la chiesa di Santa Caterina. È Piazza Grande dove ci troviamo in questo momento. Purtroppo i bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale hanno lasciato spazio poi alla ricostruzione di edifici come questi, moderni. Però sopravvive ancora qualcosa del Seicento, come questa testimonianza architettonica. E alle mie spalle, da questa parte invece, prospetta la Mole del Duomo, che è stato ricostruito tra il 1594 e l'inizio del 600. L'impianto all'interno è a croce latina e ad una sola navata e l'edificio è dedicato a San Francesco d'Assisi. Da notare poi che all'interno dell'edificio, dove si trovano una serie di opere importanti, vi è anche una importantissima opera del Beato Angelico, rinascimentale. Nel quartiere di Venezia Nuova, dopo Via della Madonna, prospetta Via Borra, con palazzi settecenteschi. Si dimostra così come la strada più monumentale del centro di Livorno. Oltre a questi palazzi eleganti, con i loro colori, le loro facciate, si distinguono anche dei palazzi che sono sedi di alcuni consolati. Piazza della Repubblica fu costruita nel 1840, nuova, alla forma di una piazza ponte lanciata direttamente verso la Fortezza Nuova e quindi verso il mare, verso il porto, che è la principale vocazione commerciale della città di Livorno. La Fortezza Vecchia di Livorno fu edificata nel 500 dall'architetto Antonio da San Gallo il Giovane. È un vero e proprio complesso sistema difensivo, pieno di camminamenti, anche dei sotterranei. Ingloba, tra le altre strutture, la Torre di Matilde, questo mastio, e poi dalla Darsena Vecchia, quindi da questo ormeggio di pescherecci, che però un tempo invece era il primo porto mediceo, è partito Amerigo Vespucci alla scoperta di quel continente che poi, dal suo nome, venne definito America. Romanticamente si può lasciare Livorno dalla sua terrazza Mascagni, sistemata negli anni 20 del Novecento, la parte più bella del suo moderno lungomare. In questa zona affacciano i bagni, quindi i famosi lidi, dove si può anche godere del mare, in riva al mare, prendendo un po' di sole. Da quella parte la cassa armonica, il caratteristico pavimento a scacchiera. Lasceremo Livorno, ma andremo a scoprire una perla nei dintorni, la frazione di Pisa denominata Marina, a una manciata di chilometri da qui. Marina di Pisa, frazione del comune di Pisa, a soli 10 km dalla città, è davvero un'oasi felice di pace e relax, con quest'acqua cristallina che ricorda i Caraibi. Sul lungomare di Marina di Pisa, tanti anni fa, Gabriele D'Annunzio, celebre poeta del decadentismo italiano, si fece edificare questo villino, il villino Tobler, oggi purtroppo proprietà privata, ma la sua facciata è comunque apprezzabile dall'esterno, nonostante l'edificio non possa essere visitato. Ricordiamo che Gabriele D'Annunzio, quando passava qui dolci sere d'estate o anche invernali, lo
faceva molto spesso con la sua compagna, una delle tante, l'attrice Eleonora Duse. Una piccola curiosità su Marina di Pisa. In questa che è una delle piazze principali del centro, nel 1982 Michele Lupo ha diretto il film Bomber, che è un cult degli anni 80, con due protagonisti assoluti come Bud Spencer e Jerry Calà, un film sportivo, comico e d'azione che fu girato proprio qui, a Marina di Pisa. Marina di Pisa è una località balneare che nacque alla fine dell'Ottocento. All'epoca era una delle poche in Italia. Oggi è una meta tranquilla per una vacanza all'insegna del relax e del riposo.